Buonasera a tutti, oggi la lucina si è accesa subito, quindi buono, buono, almeno so dove guardare e iniziamo subito. Sono di frettissima oggi, quindi mi devo sbrigare, farlo subito e farlo bene. Ieri abbiamo chiuso Guittone d'Arezzo, oddio, detta così è bruttissima. Perché anche non è vero, tra l'altro, perché comunque continueremo a parlare di Guittone d'Arezzo in questo modulo di filologia romanza che poi è dedicato a lui, chiaramente dedicato a lui, e infatti vedremo altre parti di manuali o manuali che ne parlano in generale, sempre di Guittone d'Arezzo, vedremo altre parti e arricchiremo un po' quanto abbiamo detto, specie del Guittone moralizzatore, Guittone post conversione. Allora, io oggi in università ho iniziato un nuovo volume, sempre di filologia romanza, programma da 6 CFU per i non frequentanti che dovessero in qualche modo consultare ovviamente questi video per recuperare, perché si è rimpicciolito, per recuperare quello che hanno perso per le lezioni, e il secondo volume è quello della Meneghetti, il pubblico dei trovatori. E oggi ho fatto l'introduzione, ho studiato un po' l'introduzione, perché poi andremo piano piano a capire di che cosa parla questo volume, e lo capiremo già da oggi. Allora, c'è stata la parte introduttiva, secondo me è stata molto molto bella, l'ho studiata con molto piacere, e l'ho studiata con molto piacere perché adesso io vorrei porvi una domanda. Poi rispondiamo, non è che ve la pongo e rimane là. E la domanda è: quando un testo letterario è davvero vivo? Verrebbe naturale dire che un testo letterario è davvero vivo nel momento in cui viene concepito nella testa dell'autore e poi lo vediamo concepito sul foglio bianco che lo ospita. Giusto, questo è giusto, il testo letterario inizia la sua vita nel momento in cui viene trascritto, nel momento in cui l'autore ha gli obiettivi precisi e sa, concepisce i precisi obiettivi di quel determinato testo. Ma dire così è semplicistico e sicuramente non magistrale. Invece noi vogliamo qualcosa di più specifico e decisamente più magistrale, ma neanche troppo arzigogolato. Un testo letterario è davvero vivo nel momento in cui l'autore lo scrive, lo concepisce, sa qual è il suo obiettivo e nel momento in cui viene letto. È lì che acquisisce una vita amplificata. Perché? Perché l'autore quando scrive, scrive sostanzialmente per essere letto. È il primo motivo. Sì, che magari si sfoga, sì, che magari è, ma il testo lo pensa per te. Sì, proprio per te. Per te che lo vai a leggere, per te che lo vai a studiare, per te che lo vai a capire, per te che lo vai a interpretare. Il testo letterario è bello perché ha infinite possibilità di interpretazione. Se io ti do le istruzioni del tagliaerba, sono quelle, le metti in pratica. Se io ti do il foglietto illustrativo di una medicina, sono quelle. Ma il testo letterario, no, io lo vedo così, tu lo vedi così, ok. Perché ognuno di noi concepisce il mondo in modo diverso. La letteratura è il grande specchio che ci permette di vedere il mondo. È la grande finestra che dà sul mondo delle nostre emozioni. Un testo è veramente vivo quando arriva nelle nostre mani. È prima vivo quando arriva nella testa e nel cuore di chi lo concepisce, è ancora più vivo nel momento in cui questo arrivare giunge fino a noi. Sì, proprio fino a noi. E tu, che stai guardando questo video, sicuramente condividerai questa cosa, spero. Cioè, ti senti un po' partecipe del testo che leggi quando lo leggi? Io mi sento molto partecipe dei testi che leggo quando li leggo, anche se non li ho scritti io. Ovviamente se li ho scritti io mi sento iperpartecipe, ma se non li ho scritti io, comunque se li leggo e mi arrivano come dei messaggi, io mi sento ricevere. Mi sento di ricevere qualcosa. Ecco, oggi parleremo proprio della teoria della ricezione, che è fondamentale per il processo di vita di un testo letterario e soprattutto per la sua immortalità. Ciò che rende veramente un testo letterario immortale non è il momento in cui viene concepito e non è neanche il momento in cui viene scritto. È più nello specifico il momento in cui viene contestualizzato oggi, contestualizzato domani, contestualizzato sempre da chi lo leggerà. I testi che sono stati scritti tanti secoli fa, ma anche i testi magari del Settecento o quelli più contemporanei, non muoiono nel momento in cui vengono concepiti, ma muoiono nel momento in cui una classe
di ragazzi universitari, oppure una classe liceale, oppure una scuola media, oppure chiunque abbia voglia di leggerli, li tira fuori, si mette là e via, comincia a contestualizzare quella roba lì. In quel momento la letteratura diventa veramente l'immortalità all'indietro di Umberto Eco, qualcosa che nei tempi non muore mai e qualcosa che si ripete nei tempi. Questo l'avevamo anche un po' visto già, quando parlavamo del testo letterario dal punto di vista dei segni che lo caratterizzano. L'avevamo visto nel volume di lingua e traduzione inglese che ho fatto a dicembre. Però è anche vero che quando noi concepiamo un testo letterario in maniera troppo soggettiva rischiamo di eliminare quegli approcci tecnico-scientifici che comunque ci vogliono. La critica letteraria. La critica letteraria, appunto, come dicevo in passato, non è dire è bellissimo, è stupendo, è meraviglioso. Questo non è fare critica. Mi dispiace. Un critico letterario ha bisogno di strumenti tecnico-scientifici approvati e scientificamente e anche umanamente validi. Empirici e validi. E per questo, riprendo di nuovo il modulo di lingua e traduzione inglese, ci vuole l'idea dell'opera come forma. E qui io mi trovo molto vicina all'idea dei formalisti russi, di Bakhtin, di Jacobson, di Eichenbaum, che concepivano proprio l'opera in quanto opera. L'opera, forma in quanto forma. L'opera, forma in quanto forma, cioè significa che sì che io vedo la cosa in un certo modo e tu in un altro. In un altro. Però comunque abbiamo bisogno di strumenti validamente validi per criticare quella roba lì. Per quante interpretazioni siano sempre possibili e contestualizzabili per il testo letterario, comunque ci vuole una certa scientificità, un certo approccio valido, valido e condiviso. Cioè, la scienza, sì, è vero che magari a te una volta, magari un esperimento ti viene così, a te magari ti viene così, però alla fine il risultato finale dovrebbe essere quello. Oddio, questo si può anche applicare alla letteratura se la vediamo in forma formalistica, appunto. Ecco, significa avere un'idea di quello che si legge, ma averla anche in funzione di quello che si critica. Tu leggi qualcosa, tu esprimi il tuo parere, certo, non stai facendo fisica, stai facendo letteratura, è chiaro, però diamo un po' di spazio anche a degli strumenti tecnici che veramente ci possono dare una mano. Per esempio, qual è la cosa fondamentale in un testo letterario che vuole raccontare, tipo una novella, una fiaba, una favola? È sicuramente l'aneddoto, come avevamo già visto, è sicuramente l'epos, cioè il narrare, la narrazione stessa, e quindi l'intreccio, e quindi le peripezie, lo span, e poi dipende che testo stiamo leggendo o meno. La cosa più importante del testo letterario è il suo obiettivo di narrare, e se qualcosa vuole essere narrata, qualcosa deve essere ricevuta. Se tu vuoi narrare qualcosa, ti aspetti che qualcuno questo qualcosa lo riceva, lo prenda, lo legga, lo viva. Il lettore, che ruolo ha nel testo letterario? Sembrerebbe avere un ruolo marginale, perché tanto lo scrive qualcun altro. Cioè, io che ruolo ho quando leggo I fiori del male, che l'ha scritto Baudelaire e l'ha pubblicato la prima volta il 25 giugno del 1857. Che ruolo io ho come lettore se già la raccolta, che poi è stata riedita nel 61, mi arriva con le 6 sezioni che trovo? Posso cambiare qualcosa? No, perché le poesie quelle sono, in quell'ordine arrivano, quelle sono le 6 sezioni, punto. Ma è vero? È davvero così? Allora noi perché leggiamo? Sì, si può dire per allietarci, per passare il tempo, ma noi abbiamo un ruolo fondamentale quando leggiamo, perché noi siamo i destinatari, l'autore ci pensa quando scrive, pensa all'orizzonte dell'attesa, cioè a che cosa a livello culturale, concettuale, storico e contestuale qualcuno che ti legge si aspetta da te. E questo ti sembra non avere un ruolo fondamentale? Il lettore è quasi un coautore, ti dirò, del testo letterario. È proprio così. Quello che noi concepiamo e che vogliamo vedere e che ci migliora la vita, molto spesso lo troviamo in quello che qualcun altro scrive pensando proprio a noi, che leggeremo. E
Questo vi sembra marginale? No. La Meneghetti prova a mettersi, per dirla con Proust, du côté de chez le lecteur, dalla parte del lettore, e lo ripete spesse volte in questa intro, mettersi dalla parte del lettore. Ed è straordinario questo, perché noi consideriamo la letteratura sempre in base a quello che l'autore vuole esprimere. Ma ci dimentichiamo molte volte di vedere la letteratura come qualcosa che noi come lettori riceviamo. Un dono, una chiamata, la possibilità di diventare migliori, ricevere l'opera in quanto opera. Significa avere una parte fondamentale nella formazione dell'opera e significa avere una parte fondamentale nella concezione dell'opera di parte dell'autore. Il lettore è un coautore perché il lettore si aspetta certe cose e le riceverà? Non le riceverà? Dipende dall'autore. L'autore ti ha in mente quando scrive perché spera che tu lo legga, spera che tu non lasci impolverare il suo libro tra gli scaffali della pigrizia. Poi dipende, Daniel Pennac dice che se è brutto un libro vuol dire lasciarlo stare. La poesia trovatorica, che affronta solitamente dei temi, è stata studiata principalmente solo per quei temi. Prezzo, misura, valor, cortesia. Ma basta studiare un filone letterario, un genere letterario, meramente per i temi o per le isotopie o per i motivi che usa e che sviluppa in maniera più ridondante e quindi più riconoscibile, o ci vuole qualcosa in più? Diciamo che ci vuole qualcosa in più. E quel qualcosa in più è capire che la letteratura, ma in questo caso in maniera più specifica la poesia trovatorica, funziona come una catena. È un anello che comunica con l'anello precedente e con l'anello immediatamente successivo. Quello che succede nello sviluppo della poesia trovatorica, ma nello sviluppo in generale di ogni genere letterario, che sia prosa o che sia poesia, è proprio questa speciale comunicazione. La comunicazione con oggi, la comunicazione con ieri e la comunicazione con il domani. La letteratura ha la capacità di comunicare nei tempi, nelle ere, e quindi di non morire mai. Studiare la poesia trovatorica e classificarla in quanto poesia trovatorica solamente perché magari è scritta in lingua doc, è scritta dai trovieri o è scritta dai trovatori e magari affronta prezzo, valor, misura, servizium amoris, cortesia, è riduttivo. È riduttivo. Invece dobbiamo considerare la poesia trovatorica non solo per tematiche, ma per capacità comunicativa e recettiva che essa ha, come tutti gli altri generi letterari. La poesia trovatorica, come il romanzo, come qualunque altro genere letterario, come qualunque forma d'arte, dialoga con quello che c'era ieri e con quello che ci sarà domani. Perché in quanto forma d'arte ci chiede di esprimere un parere e ci chiede quindi di ragionarci su, dopo averla ricevuta. Gli studiosi della scuola di Costanza di questo hanno parlato molto. È importante capire l'opera in quanto opera, formalisti. Ma è importante anche capire l'opera in quanto roba da ricevere, Costanza, la scuola di Costanza. Ricevere per noi è fondamentale, perché noi riceviamo il fare, il poiein, il creare dell'autore e lo ricontestualizziamo e lo rendiamo completamente immortale. Il nostro ruolo è questo. E con la Meneghetti, pian piano in questi giorni, proveremo a metterci dalla parte nostra, dalla parte di chi legge e un po' meno da quella di chi scrive, ma senza allontanarci mai da chi scrive e da chi ci pensa e da chi ci dona, perché noi la letteratura la riceviamo.